Possiamo affermare che in Italia si parla di privacy in modo più insistente dopo l'emanazione di questo regolamento europeo. Un regolamento che nasce nel 2016 ma entra in vigore poi 2 anni dopo, nel 2018. È un regolamento che viene denominato di solito regolamento sulla privacy. In verità il tema è molto più ampio, non si occupa soltanto di privacy, ma infatti anche nel titolo c'è scritto protezione delle persone fisiche, non della privacy, è una parte di questa la privacy. Ci si occupa del trattamento dei dati personali e il trattamento non riguarda soltanto la possibilità, il rischio che possano essere divulgati, come vedremo più avanti, ma anche il rischio che possano andare perduti, ci possono distruggere, che non ha nulla a che vedere con la privacy in questo caso. Ecco, in questo regolamento ci sono tanti considerando delle premesse e una di queste è proprio il primo considerando la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale. Quindi ogni persona è titolare di un diritto fondamentale che riguarda la protezione dei propri dati personali. Vuol dire che noi dobbiamo avere cura tutte le volte che trattiamo dati personali di cittadini, di utenti, di persone che si rivolgono a noi, è riconoscere all'interessato, si chiama così cittadino in quel caso, il diritto ad avere la certezza che noi trattiamo quei dati col massimo rispetto nei confronti di tutte le garanzie che sono a tutela proprio della protezione di questi dati. Il considerando numero 04 afferma che il trattamento dei dati personali deve essere al servizio dell'uomo. Ora è un'affermazione di principio, sicuramente. Cosa vuol dire? Direi che potrebbe sembrare anche esagerata quando è stata pronunciata. In verità, con quello che sta succedendo oggi, ci accorgiamo che rispettare i dati personali equivale a rispettare i diritti fondamentali e le libertà dei cittadini. Avere conoscenza delle informazioni che riguardano una persona consente una invasività pericolosa e può persino limitare la sua libertà di pensiero, libertà di coscienza, di religione, di espressione, di informazione, di impresa o qualsiasi altra libertà. Quindi attenzione perché un'eventuale fuga di dati personali può corrispondere alla limitazione di libertà di una persona. Afferma il considerando numero 27 che il regolamento che stiamo prendendo in esame non si applica ai dati personali delle persone che sono decedute. E non è banale questa affermazione, più di una volta, no, ci viene chiesto che succede se una persona viola un ricordo, una memoria, una tomba o qualcosa di chi non è, chi è deceduto. Attenzione perché è vero che la persona deceduta non ha tutele, ma ci possono essere implicazioni per i familiari eventuali. Direi che l'aspetto fondamentale che dobbiamo noi però fissare, per effetto proprio di questo regolamento è il concetto di dato personale. Quindi dobbiamo lasciare il campo, evitiamo di tornare sulla definizione che in passato si faceva di riservatezza collegata ai dati sensibili, ai dati riservati, ai dati che rivelano chissà quale condizione. Questo regolamento ha lo scopo di tutelare i dati personali, che comprendono tutti i dati che riguardano una persona, che ne consentono la identificazione, anche indiretta, anche indiretta. Quindi dati personali sono il nome, il cognome, l'indirizzo, la data di nascita, il codice fiscale, il luogo di nascita e tutte quelle informazioni riferite ad una persona anche se indirettamente. Per esempio la matricola di una persona è un dato personale che non è assolutamente un dato che consente la anonimizzazione. E chi è l'interessato? Questa definizione non la troviamo nel regolamento europeo, quindi l'ho presa direttamente dal garante. L'interessato è la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali. Quindi quando noi trattiamo un dato,
trattiamo un dato, vediamo poi cosa vuol dire trattamento. Quando noi quindi ci troviamo a gestire un'informazione, a trattarla, registrarla, acquisirla, trasferirla, spedirla, leggerla, tutte le volte che trattiamo un dato, quel dato ha sicuramente un interessato di riferimento, che è la persona fisica a cui quel dato si riferisce. Che cos'è il trattamento? Abbiamo detto che quando noi trattiamo un dato, che cos'è il trattamento? È qualsiasi operazione, qualsiasi operazione. Quindi ogni volta che noi facciamo qualcosa con un dato, lo ripeto, no, qui c'è anche una negazione, raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, banalmente lo trascrivo, lo spedisco, lo copio, lo duplico, faccio una fotocopia. Lascio un foglio di carta sul tavolo, anche quello è un trattamento. Lo affiggo in una bacheca, anche quello è un trattamento. Lo scrivo, lo riporto sul sito, lo racconto ad un amico, a voce alta, non so, ricevo il pubblico e faccio in modo che qualcun altro possa ascoltare. Ecco, quello è un trattamento dei dati. E i dati quindi devono essere trattati con tutte queste cautele. E per poter garantire che il trattamento dei dati possa essere ben organizzato, si comincia a definire chi è il titolare del trattamento. Quindi l'interessato, abbiamo visto, è la persona a cui si riferiscono i dati, il titolare invece è la persona che gestisce quelle informazioni avendone titolo, avendone titolo. Nel caso delle pubbliche amministrazioni, il titolare è il comune, la provincia, la regione, la ASL, la Camera di Commercio. Cioè la persona fisica o giuridica, giuridica. Direi che giuridica è un termine che riguarda le pubbliche amministrazioni perché sono le pubbliche amministrazioni titolari del trattamento. Non, ho letto anche queste cose, non il comune nella persona del sindaco, l'azienda nella persona del presidente. No, titolare è l'azienda, titolare è il sindaco, il quale, come dice l'articolo 24, poi. Tutte le volte che questo titolare deve effettuare delle attività, si avvale di responsabili del trattamento. Ecco, dice qui l'articolo 28, qualora un trattamento viene effettuato per conto di un titolare, quest'ultimo ricorre unicamente, non so perché ancora ci sono DPO che non leggono questo avverbio. Unicamente a responsabilità, non devono inventarsi designati, incaricati, si chiamano unicamente responsabili del trattamento. Responsabili del trattamento sono persone che hanno il compito di rispondere di ciò che viene fatto. Quindi il titolare organizza le responsabilità, le assegna, il responsabile mette in atto le misure tecniche e organizzative. Per esempio, negli enti locali, il titolare è il comune. I responsabili sono i dirigenti o le PO che si chiamano EQ, poi cambieranno nome di nuovo perché si divertono a fare questi giochetti, ma sono comunque gli apicali, no? Ma sono responsabili del trattamento anche le persone che per esempio il RUP è un responsabile del trattamento, ma sono responsabili del trattamento anche gli esterni a cui noi affidiamo un'attività, per esempio, lo svolgimento, affidiamo sì, lo svolgimento di attività, non so, il tesoriere è responsabile del trattamento relativo agli stipendi, chi gestisce la mensa scolastica è responsabile del trattamento dei dati che gestisce e questa responsabilità, attenzione, deve essere assegnata da noi. Quindi, all'interno dell'ente, la responsabilità del trattamento è il titolare che lo assegna, che nomina. Incarica, nomina, un atto unilaterale, fuori dall'ente non si fa la nomina, ho visto anche questo, fuori dall'ente si fa un disciplinare con cui le persone definiscono i ruoli, per cui se facciamo una gara d'appalto perché tu gestisca gli stipendi dei dipendenti, io sono responsabile del trattamento del processo. Sono magari il RUP del processo che ti aggiudica questo incarico, ma nel contratto stabiliamo che tu che sei quindi l'aggiudicatario che gestisce la procedura stipendiale, sei responsabile del trattamento di quei dati. Devi garantirmi che nessuno potrà mai accedervi se non noi, che li conserverai con la massima cautela, eccetera, eccetera.